Salve a tutti, bentornati. Non lo so se lascerò o meno l'audio a questo video. Volevo preparare insieme a voi dei ciondoli da aggiungere ai journal, che sono questi qua. Vedete? Questi, così. E negli altri ho aggiunto tipo per esempio questo qua, che adesso, vedete, oppure la sveglietta. Questo è il famoso junk journal che sto realizzando a tema testi delle canzoni, frasi di film, eccetera, che mi piacciono. Questa è caduta, ma non ricordo da dove. Vabbè, poi lo cerco. E niente, vi mostro come è semplice realizzarne uno. Allora, chiodino. Oggi non metto a fuoco, non lo so perché, chiodino. Poi qui ho le perle, diciamo, di cui ne ho poche, diverse misure. Prendiamo ad esempio, vediamo i colori del junk. Questa. Prendo due coppette. Zoom, forse si vede meglio. Due coppette, una perla, quindi vado perla, coppetta, altra coppetta, e poi ci servirà una pinza di queste qua così, un paio di pinze piatte e una tranchesina. Allora, io solitamente faccio il nodino ad orefice. Come si fa il nodino ad orefice? Sicuramente lo conoscete, piego. Vedete? Metto la pinza pari pari, piego, poi vado sopra e viene, vedete? Allora, riguardando il video, mi sono accorta che non si vedeva cioè, era proprio fuori dall'inquadratura. Quindi rifaccio, vedete, ho piegato, mettendo pari pari la pinza sulla coppetta, infatti è diversa per quello, cioè sto rifacendo un altro. Quindi vado a girare intorno, si forma tipo un punto di domanda, vedete? Sembra la parte superiore, scusate, del punto di domanda. Quindi vado a girare, faccio un paio di giri vedete, sulla parte che abbiamo piegato prima, e poi taglio. Poi potete aggiungerlo direttamente alla clips, quindi questo qua. Vedete? E poi vado ad aggiungerla o così, o aggiungendo magari un anellino, se vogliamo cioè che sia un pochino più lungo la parte, no? Dipende vedete? Ho infilato la parte finale e vado a girarlo, e poi lo aggiungo al journal. Vedete? E lo aggancio. E questo, così, molto semplice, video veramente breve. E questa qua, la copertina, non vi ho detto non vi ho detto, l'ho scritto nel blog, non lo so chi è andato a leggere. La copertina è fatta in stoffa, poi questo è il merletto, doppia rilegatura. Non lo so se vi può interessare. Comunque realizzerò dei video dove vi mostrerò come faccio la cucitura, come creo un journal. Queste carte le ho acquistate da due negozi diversi. Nel video precedente ci sono i link, non so se li potevo mettere, ma li ho messi. Questa addirittura da un'altra collezione di un journal, che poi vi mostrerò appena riuscirò a finire.
E poi da AliExpress ho preso una confezione, un blocchetto. Aspettate che vi mostro. Questo qua. Un blocchetto di adesivi, sono tipo washi e quindi alcuni li ho usati in questo journal che io, Peter Coniglio, lo adoro, cioè non l'ho visto ancora il film. Ne ho usati alcuni, ad esempio questo, che ne so, questo, sono tutti adesivi da questo punto libricino. Io poi li ho staccati perché mi sono fatta sinceramente la scansione, poi me li ristampo su carta adesiva. Questo l'ho fatto con la tecnica cioè questa è carta decoupage con attaccata sul nastro adesivo, poi messa in acqua e tolto la parte bianca. Non lo so, poi magari nei commenti mi potete dire se vi posso interessare qualche video. Questo qua anche è un adesivo e niente, questo è. Io vi saluto, non voglio dilungarmi oltre e farvi vedere. Nel video precedente potete vedere il junk, e volevo solo mostrarvi come realizzare i ciondoli in modo veramente semplice. Vedete? Mi piace vedere tutti i ciondolini e soprattutto mi piace quando sento il suono dei campanellini. Io mi scuso sempre per il casino che si sente e vi saluto. Ciao, alla prossima. Ciao.